L'ospedale fiorentino di Careggi ha aperto un'inchiesta interna dopo che 5 pazienti affetti da maculopatia e curati con lo stesso farmaco hanno riportato una grave infezione e rischierebbero la vista. La direzione sanitaria si sta attivando, ci scusiamo con i pazienti, ha detto l'assessore regionale Stefania Saccardi rispondendo alle domande dei giornalisti alla fine dell'audizione davanti alla commissione regionale in merito alla riforma della sanità. Il servizio è di Sara Polica. Il fatto risale allo scorso 18 settembre, quando 5 pazienti del reparto di oculistica dell'ospedale fiorentino di Careggi, dopo essersi sottoposti ad un intervento, hanno contratto una grave infezione agli occhi. A riportare la notizia, due quotidiani locali, secondo i quali, sotto accusa, ci sarebbe un farmaco usato per curare la maculopatia degenerativa, che potrebbe essersi contaminato durante lo sporzionamento prima della somministrazione. L'ospedale ha aperto un'inchiesta interna. La direzione dell'ospedale si è attivata da tempo, ha già aperto una soluzione, insomma un percorso con le persone che purtroppo, e di questo naturalmente ci scusiamo, hanno subito le conseguenze di un errore e è già intervenuta per portare riparo e per riparare a questo problema. Intanto, proprio oggi, in Commissione Sanità del Consiglio regionale è partito ufficialmente l'iter che porterà alla revisione della legge sanitaria toscana. Al centro del riordino la creazione di 3 aziende sanitarie di area vasta che, secondo le intenzioni, dovrebbero rendere il sistema più omogeneo, funzionale ed efficiente. L'obiettivo è quello che entro il mese di dicembre noi ci prendiamo un impegno con i cittadini toscani, che è quello di deliberare la nuova legge sanitaria toscana.